Presidente, sulla vicenda Rognoni le opposizioni chiedono chiarezza sulle circostanze delle dimissioni che erano state presentate a gennaio. Cosa si può dire oggi? Primo, la Regione non ha nulla da nascondere. Secondo, stiamo leggendo e studiando le carte, l'ordinanza, sono centinaia di pagine. Terzo, ho detto al Presidente del Consiglio che sono disponibile martedì a riferire in Consiglio, come richiesto da alcune forze politiche, e quindi aspetto di sapere dal Consiglio, dal Presidente del Consiglio, se martedì devo andare a riferire. Sono fatti che riguardano un periodo precedente all'attuale governo della Regione, 2008-2012, così da una prima lettura delle carte. Stiamo facendo tutti gli approfondimenti perché, ripeto, riguardano fatti antecedenti alla nostra gestione, ma non avendo nulla da nascondere, anzi, essendo il primo che vuole fare chiarezza su questa vicenda, stiamo studiando e le carte martedì sono disponibili a riferire in Consiglio. Anche perché quello che è successo ci costringe a fare una serie di verifiche immediatamente per evitare che abbia ripercussioni, in particolare per Expo, anche per altre questioni, ma in particolare per Expo. Vedrò il commissario Sala fra poco, ho parlato con il ministro Lupi, lunedì faremo un incontro anche con lui, perché la priorità adesso è ovviamente evitare che le operazioni che Infrastrutture Lombarde faceva su Expo fermino i lavori di Expo, visto che siamo con i tempi piuttosto tirati. Ma lei ha intenzione di fare piazza pulita di tutti gli uomini legati a Rognoni e magari anche di abolire l'assegnazione sotto soglia, il meccanismo che consentiva di assegnare appalti sotto soglia? Io non rottamo nessuno, io rispetto delle persone. E quindi voglio prima capire che cosa è successo, voglio leggere gli atti e poi faremo le nostre valutazioni. Ma la cosa importante adesso è evitare che quello che è successo, per quanto mi riguarda, la cosa importante è evitare che quello che è successo blocchi i lavori per Expo. Il rischio c'è e io voglio scongiurarlo. Esprime solidarietà a Rognoni? Quanto è concreto il rischio? Ci sono tante attività che Infrastrutture Lombarde faceva su Expo, sulla piastra Expo, di coordinamento, attività molto complesse. Sono state coinvolte anche persone che operativamente erano lì. Stamattina c'è stata una riunione del comitato direttivo di Infrastrutture Lombarde per prendere i primi immediati provvedimenti. Adesso io torno in ufficio per fare altre verifiche e dobbiamo... Le prime cose da fare sono queste. Per questo incontrerò il commissario Sala. Non dobbiamo perdere tempo e dobbiamo garantire la continuità delle iniziative, tenendo presente che è successo quello che è successo. Lei pochi mesi fa proponeva a Rognoni come possibile subcommissario Expo. Questo l'avete scritto voi. Io ho chiesto al commissario Sala di avere una persona in rappresentanza della Regione come vicecommissario. Non ho fatto nomi, ho chiesto a Sala di la disponibilità, dopodiché ne avremmo parlato. Poi qualcuno ha scritto il nome di Rognoni, qualcun altro ha scritto altri nomi, sono cose che avete scritto voi.